concerto di Max Gazzè questa sera, pienone, migliaia le persone che hanno affollato una Casa Alvelino di settembre, un concerto che apre una nuova stagione di eventi sul territorio, un concerto che conferma il successo degli eventi settembrini qui a Casa Alvelino. A Casa Alvelino è una tradizione l'evento settembrino, con un grande evento, con un artista di rilievo nazionale e internazionale. È ormai una tradizione da 10 anni, questo è appunto il 10° anno, pertanto è un fatto consolidato, un po' le persone se lo aspettano. La volontà chiaramente è quella di cercare di prolungare la stagione turistica, di destagionalizzare e cercare di offrire delle occasioni di divertimento e di intrattenimento anche per chi preferisce venire qui nel Cilento durante il periodo di settembre. L'occasione per dire che non è l'unica manifestazione che abbiamo pensato di organizzare a settembre, perché inoltre ci sarà la prossima settimana un torneo di pallanuoto, quindi nel nostro mare a livello agonistico si terranno delle manifestazioni con, si spera, un'importante partecipazione di pubblico, anche di addetti ai lavori, perché si tratta di un evento attenzionato, importante anche per chi in questo settore lavora e vive. Naturalmente abbiamo spostato al periodo di settembre tutti gli eventi legati alle presentazioni di testi, di libri, perché un po' chiaramente con l'inizio della stagione e con il subentro dell'amministrazione a stagione estiva già iniziata, abbiamo dovuto un po' riassettare tutta l'organizzazione, tutto il palinsesto, per cui la presentazione, la tradizionale presentazione di libri con gli autori di vari libri che quest'anno sono autori di rilevanza nazionale, perché sono tre donne vincitrici di premio Strega, quindi si terranno durante il mese di settembre. Poi naturalmente ci saranno delle manifestazioni legate alla gastronomia di Casa Alvelino, quindi con la presentazione del prodotto pesce e del prodotto olio di oliva, e questo si terrà proprio sul porto a cura di un'organizzazione locale che è quella dei pescatori che lavorano, che pescano nel mare di Casa Alvelino. E poi chiaramente il 21 settembre ci saranno i festeggiamenti in onore di San Matteo. Sono dei festeggiamenti chiaramente legati alla festività religiosa, ma cerchiamo di dare un segnale anche dal punto di vista dell'intrattenimento, quindi un po' dal punto di vista ludico, per cercare di animare questo fine stagione estivo.